non avevo visto. Ora ne devo lasciare due, non devono venire qui per fare il giro. Sapete, è una parte gioiosa, perché ricordiamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. E quindi è una parte in cui i bambini dovrebbero avere il posto d'onore, perché nel Vangelo c'era scritto pueri ebreorum, portante stramo solivarum, ob via verum domino, dicentes, osanna, iliodante. Allora, i fanciulli degli ebrei, portando dei rami di olivo, andavano incontro a Gesù e dicevano osanna al figlio di Davide. E allora erano proprio i pueri, cioè i bambini, che hanno fatto questa festa. Perché i bambini hanno avuto il coraggio di chiamare Gesù figlio di Davide e di osannarlo. La seconda parte invece che faremo in chiesa non è più una parte di gioia, ma diventa una parte di sofferenza. Perché non hanno più avuto voci i bambini, purtroppo hanno avuto voci i grandi. E invece di dire osanna hanno detto crocifiggilo, crocifiggilo. Nel giro di poche ore è cambiato completamente il modo di porsi davanti a Gesù. E allora dovremmo riflettere anche noi su tutte queste cose. Come faremo? Qui benediremo le palme e poi ci metteremo in processione per andare verso la Chiesa Madre, dove celebreremo l'Eucaristia della Passione del Signore. È vero che è un momento di festa, però cerchiamo sempre di dare un segno di preghiera e di raccoglimento anche a questa prima parte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, è il Re di Israele, osanna nell'alto dei cieli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica è preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce, per essere partecipi della sua resurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici. Questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fratelli, tuoi fedeli, che accompagniamo esultando il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ti posso potete abbassare? Mi hanno fatto notare che il mantello era dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un muletto legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un muletto legato vicino a una porta, fuori dalla strada, e lo slegarono.
alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronte tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Come dicevo prima, questo è il momento della gioia, perché anche noi riconosciamo Gesù che sale su un puledro e che entra a Gerusalemme non come un uomo qualunque, ma come il figlio di Davide, il figlio di Dio. È una scoperta che dobbiamo fare giorno dopo giorno. Non basta crederlo con la mente. Se io chiedo a me e a ciascuno di voi: Gesù è Dio? Voi mi risponderete subito sì. Ma se vi chiedo: e proprio perché Gesù è Dio, come ci poniamo davanti a Lui? Ognuno di noi dia una risposta personale, ma tante volte ci poniamo davanti a Gesù come se non fosse Dio, e quindi lo riteniamo un grande uomo, come quel film che qualche anno fa era in voga, Jesus Christ Superstar, Gesù Cristo superuomo, superstar, ma non Dio. Invece noi lo dobbiamo riconoscere come Dio, come colui che ha fatto la volontà del Padre fino in fondo. Sentiremo tra poco: Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta. E Gesù ha fatto la volontà di Dio nella umiltà. I grandi re di allora, come i grandi uomini di oggi, non viaggiano certamente con un asinello, con un puledro. Allora viaggiavano con i grandi cavalli che venivano dall'Oriente, cavalli rivestiti anche di tessuti preziosi. Gesù invece dice: andate a prendere quel puledro, quell'asinello, magari anche piccolino, dove nessuno ancora è salito, e portatelo qui perché io entri in Gerusalemme. Gesù si è mostrato re umile, che non ha scelto le grandi cose, ma ha scelto le piccole cose. Come se oggi un grande uomo si presentasse a noi con la motoretta, con la lambretta. Invece purtroppo appena abbiamo una minima carica, come minimo dobbiamo prenderci la Mercedes o la Rolls Royce, perché dobbiamo sembrare personaggi importanti. Gesù invece ha fatto diversamente. È entrato come re, acclamato dai bambini su quell'asinello, e si è fatto servo di tutti. Tant'è vero che ha dato la sua vita proprio al servizio dell'umanità. Questa settimana santa che iniziamo oggi sia una settimana veramente di conversione di ciascuno di noi. Mettiamo da parte ogni orgoglio, mettiamo da parte il nostro egoismo, mettiamo da parte anche le cose pratiche di ogni giorno, che le dobbiamo vedere anche in una maniera diversa. Tra me che sono cristiano e uno che non è cristiano, facendo la stessa azione, la dobbiamo fare con uno spirito diverso. Lo spirito nostro dei cristiani è quello di aderire completamente a Gesù uomo Dio. Lo spirito degli altri invece è solamente per una bontà naturale e basta. Ci deve essere questa differenza tra noi cristiani e i nostri fratelli che non credono in Cristo Gesù. La parola umile viene dal latino humus, che significa terra. Tanto è vero che la terra fertile noi la chiamiamo humus, quella che poi mettiamo attorno ai nostri fiori. E allora, perché, che significa essere umili noi cristiani? Significa che dobbiamo essere capaci di abbassarci fino a terra,
fino nel lumus, che è terra fertile ma anche terra che si sporca. E solo se siamo capaci di abbassarci fino a terra, allora poi saremo innalzati. Maria nel Magnificat ha detto: i potenti saranno abbassati, gli umili saranno innalzati. Se vogliamo essere innalzati da Dio, siamo umili. E ora, come ai tempi di Gesù, iniziamo questo cammino verso la Gerusalemme. La Chiesa Madre, deve essere considerata per noi la Gerusalemme terrestre, che deve essere simbolo della Gerusalemme celeste. Imitiamo, fratelli e sorelle carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore, e avviamoci in pace. Osanna al figlio di Davide, Trinità, Trinità infinita, tutto il creato vivente, segno della tua gloria, tutta la soglia ti darà onore e vittoria. Noi canteremo gloria che infinita, infinita, che il Signore mezzo a noi, che lì nella tua casa non avrà parte l'unità. Perché se Gesù è morto non è colpa solo degli ebrei,